Buongiorno a tutti, sono le 14:02, quindi do il benvenuto a tutti i partecipanti, anche a coloro che si dovessero essere collegati per la sessione pomeridiana. Ripeto sinteticamente le attenzioni da seguire. Ricordo che questa nostra giornata di studi è registrata e verrà. Sarà disponibile sui canali social YouTube di ICOM Italia. Contestualmente riceverete anche un questionario di gradimento con la richiesta se avete piacere di ricevere l'attestato di partecipazione. Prego tutti di tenere sempre l'audio spento mentre parla il relatore. E di non condividere il proprio schermo perché questo disturberebbe la visione delle slide che il relatore trasmette. Per visualizzare il relatore che sta parlando, dovete selezionare nella doppia freccia in alto allo schermo visualizza chi parla. E alla fine dell'intervento del relatore, che durerà circa 35 minuti, 35-40 minuti, daremo lo spazio per le domande che possono essere formulate o per iscritto tramite la chat che verrà gestita da Claudia Fredella. Oppure prenotandosi e scrivendo il proprio nome e cognome e anche precisando l'ambito dell'intervento, per quanto riguarda invece il poter intervenire di persona. Allora, questa mattina abbiamo affrontato due dei cinque temi che il gruppo di lavoro che ha lavorato a questa giornata ritenuto prioritari e cruciali. Con Maria Chiara Ciaccheri abbiamo riflettuto su un grande tema degli stereotipi, dei pregiudizi nella rappresentazione e nell'interpretazione da parte dei musei e con Simona Bodo invece abbiamo affrontato il tema delle differenti rappresentanze linguistico-culturali e come in entrambi, come dire, in entrambi gli interventi di Maria Chiara Ciaccheri e Simona Bodo abbiamo individuato alcuni elementi di continuità, di riflessione condivisa riguardo a, ovviamente, un filo rosso che vedrete attraverserà tutti gli interventi, vale a dire la potenzialità che il museo ha dal punto di vista della capacità di includere pubblici e soprattutto pubblici che difficilmente vengono raggiunti e coinvolti e dare ascolto e mettersi in ascolto di quelle categorie che sono portatori di esperienze, di visioni altre, anche come dire a volte in conflitto con la lettura tradizionale che il museo dà delle proprie collezioni. Inauguriamo la sessione del pomeriggio, dedicandoci al primo tema che ci sta molto a cuore, anche perché, come vi dicevo prima, è un tema trasversale perché riguarda il disagio socio-economico-culturale, la povertà educativa, quindi va proprio ad interrogarci rispetto a tutte quelle persone che non hanno gli strumenti per poter accedere e quindi per poter usufruire del patrimonio del museo. Ce ne parla Francesco Mannino, che ringrazio molto. Francesco Mannino è presidente di Officine Culturali, che è un esempio, come dire, a cui si guarda spesso quando si vuole capire come è possibile che le attività di educazione, mediazione, messa in valore siano condotte da giovani professionisti esperti che sono contemporaneamente ricercatori, ma anche professionisti nell'ambito della comunicazione.
in quanto il Officine culturali ha questa caratteristica di unire il rigore scientifico alla capacità di mettere in relazione le persone, la comunità della città di Catania con i beni culturali presenti sul territorio e si è caratterizzato in questi anni proprio per aver promosso tutta una serie di iniziative che sono andate a raggiungere le frange, diciamo, le componenti più fragili e più distanti dai patrimoni presenti negli ambienti di vita della città. Quindi ringrazio molto Francesco e gli cedo la parola. Grazie. Allora, buonasera, grazie Silvia, grazie a tutte per questa giornata che almeno a me è già servita moltissimo negli interventi di stamattina. Vado subito alla presentazione così cerchiamo di utilizzare nel miglior modo possibile il tempo che abbiamo e speriamo anche di poter discutere alla fine della presentazione. Allora, io partirei da una domanda che non considero assolutamente, aspettate perché ancora non ho, ecco qui, stavo partendo senza avere condiviso lo schermo, perfetto, benissimo. Partirei, dicevo, da una domanda che non considererei per nulla scontata, cioè il titolo del mio intervento all'interno della giornata internazionale dei musei è legato al rapporto, alla relazione tra disagio socio-economico, ambientale e povertà educativa in musei. Per quale motivo, e questa è la domanda che vorrei, diciamo, come dire, accompagnare lungo questi circa 30 minuti con voi, per quale motivo ci interessa questa relazione? Ora, da una parte questa non è una domanda scontata, non lo è per nulla e non lo è a maggior ragione nel mondo museale, in particolare nel mondo museale italiano. Aggiungo che in realtà, vedendo anche le iscrizioni alla giornata di oggi, ovviamente ai partecipanti la giornata di studi di oggi ci sono moltissimi casi di musei che già hanno, come dire, superato questa domanda e si trovano assolutamente nel campo della funzione sociale dei musei. Però, proprio per evitare l'autoreferenzialità di cui spesso accusiamo altri soggetti, diciamo, soprattutto al mondo culturale, lo dico io da operatore in particolar modo, quindi è quasi un'autocritica appunto, di autoreferenzialità, è bene anche che non diamo per scontato i punti. Ci potremmo, diciamo, basare esclusivamente sulla definizione ICOM, la nota definizione ICOM, che ovviamente non poteva mancare nella giornata di oggi e nella sua articolazione, definizione su cui ovviamente sappiamo che il dibattito internazionale è esploso, letteralmente esploso, e quindi che ancora è nella sua versione precedente e non in quella che poi verrà più avanti. Io ho evidenziato alcuni aspetti su cui torneremo dopo, quindi non voglio parlare della definizione ICOM, però mi sembra importante che, come è noto, penso a tutti tra i partecipanti alla giornata di oggi, che dalla definizione ICOM emergono alcuni aspetti legati agli scopi dei musei, in particolare la porzione di definizione che fa riferimento al servizio, al ruolo del museo in quanto istituzione al servizio della società e del suo sviluppo, e la parte conclusiva, e cioè gli scopi di studio, educazione e diletto a cui i musei sono sostanzialmente orientati. Torneremo su questa questione. Io credo che per cominciare a inquadrare il tema di nuovo dell'interesse che per noi può avere. E non necessariamente ma può avere rapporto tra disagio socio-economico ambientale, povertà educativa e musei, possiamo farci aiutare alcuni numeri. Di nuovo, probabilmente per molti di voi sono numeri noti, ma credo che in queste occasioni non faccia male riutilizzarli e poterli, come dire, mettere al centro dei nostri ragionamenti. Allora, partiamo da Istat che ci aiuta con la sua
costante indagine puntuale, precisa, profonda sulla vita degli italiani in particolare, no, in particolare ed anche sull'attività e sulla vita culturale. Il recente rapporto pubblicato da Istat sull'anno 2018, perché quello sull'anno 2019 arriverà più avanti, per esempio cita questo dato, che è un dato importante, cioè in termini di visite ai musei in Italia soltanto due persone, scusate, solo una persona su, cioè due persone su tre non hanno visitato un museo. Quindi la minoranza, la minor parte dei residenti in Italia, gli italiani residenti in Italia, non hanno visitato un museo. Nelle isole addirittura, dove io appunto abito lavorando a Catania, questo rapporto aumenta, arrivando addirittura a tre persone su quattro che non hanno visitato mai un museo negli ultimi 12 mesi. Analizzando questa mancata fruizione museale da un punto di vista anagrafico dell'età delle persone, il dato è interessante, perché se è vero che in Italia i minori, diciamo così, quindi i ragazzi, i bambini e ragazzi tra i 6 e i 19 anni, quindi minori e appena maggiorenni, il rapporto di mancata visita è di 1 su 2, sono il 50%, anche se in Sicilia, come vedete, Save the Children, analizzando i dati di Istat, ci dice addirittura 70% dei minori non frequenti musei. Man mano che l'età cresce in Italia, aumenta la mancata fruizione museale. Quindi, nei 20-34 anni, circa il 60% non ha visitato un museo negli ultimi 12 mesi, tra i 35 e i 64 anni, addirittura circa il 70% non ha visitato i musei nell'ultimo anno. Ora, fermiamoci un attimo, perché i numeri sono sempre molto stancanti, devo dire, sembrano così convincenti, quasi affascinanti nella loro certezza, però spesso, insomma, snocciolare i numeri può anche stancare. E anche perché, diciamo, il fatto che evidentemente in Italia un'ampia fetta della popolazione non frequenta i luoghi di cui noi, la maggior parte di noi, si prende cura, dentro cui lavora, dentro cui fa ricerca, svolge attività di fruizione, didattica, eccetera, eccetera. Il fatto che la maggior parte degli italiani non frequenti questi luoghi non è sufficiente ancora a risponderci alla domanda sul nostro interesse, evidentemente elevato per essere qui una giornata di studi, sulla relazione tra musei e condizioni di disagio socio-economico, ambientale e povertà educativa. A questo punto io direi che forse sarebbe il caso tra di noi ragionare sul concetto di povertà educativa e purtroppo anche sulla realtà delle povertà educative. Io quello che vi porto qui, e poi ovviamente le slide saranno a disposizione, sono alcuni estratti dai documenti Save the Children sulla povertà educativa. Save the Children ogni anno pubblica un rapporto sulla povertà educativa, dando numeri, riflessioni, metodologia di analisi, dimensioni sociali della povertà educativa, relazione, forse la parte più interessante, relazione tra la povertà educativa e le povertà, le altre povertà, la povertà relativa, la povertà assoluta, le forme di esclusione. Il rapporto lo trovate gratuitamente scaricabile al sito di Save the Children tra le pubblicazioni, insieme a molti altri lavori che Save the Children fa. Però è chiaro e palese, scorrendo quei rapporti, guardando i numeri e analizzando la situazione delle diverse regioni, gli indicatori, che la povertà educativa riguardo i minori rappresenta innanzitutto una dimensione di privazione. E non solo di privazione di conoscenza, stiamo attenti, questa è una cosa importantissima, nel mondo museale spesso viene, come dire, secondo me viene messa eccessivamente al centro, anche su questo sono pronto ad argomentare. Il tema della povertà educativa non vuol dire soltanto che le persone, in particolare i minori, nella fattispecie, sappiano di meno. Non è un problema quantitativo di quantità di conoscenza incamerata. E così come non è la povertà educativa una dimensione, un fenomeno che si risolve semplicemente immaginando modi quantitativamente massivi o anche più efficaci di trasferire conoscenza, secondo tra l'altro il buon vecchio modello del deficit, in cui i portatori di conoscenza, i sapienti, i docenti, riempiono, diciamo, il sacco vuoto dei discenti, ovvero delle persone che non sanno. Non è solo una questione di apprendimento, ma la povertà educativa, come vediamo da quello che ho riportato di Save the Children, ma in generale, come è noto,
agisce su questioni molto più importanti, o comunque altrettanto importanti, cioè non soltanto l'apprendimento, ma anche la capacità di sperimentare, di sviluppare alcune capacità, alcuni talenti, alcune aspirazioni. In buona sostanza, le dimensioni diverse della povertà educativa, che sono, lo vedremo, quella culturale, ma sono anche altre, che sono quello dell'utilizzo di alcuni strumenti, che sono quelli della conoscenza di alcune elementari funzioni della matematica, che sono quelle legate alla lettura, che secondo me è la più importante in assoluto tra le dimensioni, ma non è solo quella. La povertà educativa crea di fatto un indebolimento, una privazione, diciamo, un disarmo da parte del minore nella possibilità poi di affrontare autonomamente la vita. Cioè il minore in povertà educativa è un minore che non è dotato di strumenti adeguati per poter vivere la condizione, diciamo, da cittadino, da individuo e anche da parte di un contesto sociale. Tornando un attimo a alcuni indicatori, vi ho riportato, mi dispiace, si vede un po' sfocato, però spero che si legga. Vi ho riportato una parte della tabella del cosiddetto indice di povertà educativa IPE, indicato da Save the Children. Questo è del 2018, se non ricordo male, però è molto utile. Vedete che in Italia, che ovviamente essendo diciamo, il contenitore dell'indagine di. Il territorio di indagine di Save the Children, facendo il valore di l'indice di povertà educativa, che è sostanzialmente la media di tutta una serie di valori, in questo caso ho riportato quelli culturali, ce ne sono altri, per esempio sulla disponibilità degli asili, di servizi alla famiglia, eccetera, eccetera. Vedete, in Italia, per esempio, sempre tornando ai numeri, vediamo che, per esempio, per quanto riguarda la parte museale, la metà, l'avevamo visto, la metà dei minori non frequenta musei e mostre. Vedete anche, come dicevo prima, che la Sicilia è molto più avanti, tant'è vero che poi l'indice di povertà educativa, che è, come dicevo, la media di questi indicatori, per la Sicilia è molto alto rispetto a quello italiano. La Sicilia nel 2018 era al secondo posto per indice di povertà educativa in Italia dopo la Campania, e ovviamente questo non è un dato di cui vantarsi. Passiamo un attimo a un'altra dimensione che a mio avviso afferisce fortemente a un tema di qualità della vita e non soltanto di sapere, che è quella della partecipazione culturale. Ora, in Italia sulla questione della partecipazione culturale usiamo questo termine in maniera diversa come lo usano altri paesi, cioè per noi. Come lo vediamo anche da Istat, la partecipazione culturale è l'atto sostanzialmente di usufruire di alcuni servizi culturali. Quindi, per esempio, la piena partecipazione culturale per Istat è la quantità di volte che nell'ultimo anno persone a 6 anni in più sono andate almeno 4 volte al cinema, sono andate almeno una volta a un museo, una mostra, un sito archeologico, un monumento, un concerto, oppure hanno letto almeno 4 libri. Cosa poi fanno queste persone all'interno dei luoghi, questa dimensione più qualitativa, che non è oggetto ovviamente dell'indagine della partecipazione culturale di Istat, all'interno di un documento che io vi invito, per chi di voi non lo conoscesse, ma credo lo conoscerete praticamente tutti, molto importante, che non è tanto, che già è di interesse, di grande interesse, il rapporto annuale dell'Istat. Sul paese, sugli italiani, ma è il rapporto BES, benessere equo e sostenibile, che è un rapporto organizzato un po' diversamente dal rapporto Istat annuale, cioè su dei cosiddetti domini, e all'interno dei domini diversi indicatori, come dire, danno un valore a questa qualità della vita degli italiani. Nella fattispecie, la partecipazione culturale, come vedremo, fa parte del dominio 2, istruzione e formazione. Ebbene, secondo questo dominio e secondo l'indicatore partecipazione culturale, la piena partecipazione culturale, uso l'aggettivo piena, è fondamentale perché se vorrete poi ne discuteremo, ma si fa riferimento a quei valori che erano stati individuati poc'anzi nella slide precedente. La piena partecipazione culturale in Italia riguarda soltanto il 27,9% della popolazione. È vero, benissimo, c'è una crescita rispetto al 2017 dello 0,8%.
ma è una crescita molto modesta in un paese che d'altro canto vanta, secondo me, alle volte con una notevole abbondanza di retorica, una centralità culturale nel paesaggio internazionale. Aggiungo una cosa riguardo al tema della partecipazione culturale. È molto interessante, anche qua torno per un attimo ai numeri, però è molto interessante scoprire una significativa discordanza di dati proprio per il 2018 tra questo lieve, seppur presente, incremento della partecipazione culturale, quindi ricordo musei inclusi, degli italiani rispetto all'anno precedente, e invece una corposa, muscolare, crescita dei visitatori ai musei che proprio in quell'anno fu dichiarato dal Ministero dei Beni Culturali come un'imponente crescita, credo, se non ricordo male, o del 9 o dell'11% in un anno dei musei italiani. Questo probabilmente si spiega con il semplicissimo, forse banale, forse troppo banale, però motivo che nell'indagine sugli italiani che Istat fa non sono coinvolti ovviamente, i turisti stranieri, che probabilmente in gran parte l'aumento dei visitatori di quell'anno dell'11 o del 9%, adesso lo sto ricordando, confondo con il fatturato, fosse prevalentemente collegato a un incremento significativo, certamente, di turismo straniero. In realtà, però, all'aumento quindi di persone che in quell'anno hanno fisicamente varcato la soglia di un museo, allo stesso modo, però, gli italiani variavano tutto sommato una percentuale 0, della loro partecipazione musicale. Allora, io qui farei un attimo una pausa per sedimentare i 15 minuti e 52 secondi, perché ovviamente sto cronometrando tutto, delle questioni emerse, per fare un attimo di sintesi. Allora, possiamo dire con tranquillità che la partecipazione culturale non è soltanto un comportamento, ma è anche un indicatore della qualità della vita. Ce lo dicono istituti credibili e affidabili come Istat, ma credo che nei nostri ragionamenti possiamo tranquillamente consolidare questa idea. E c'è un contrario importantissimo, opposto importantissimo alla partecipazione culturale, che è l'esclusione culturale, che invece fa parte, come ci hanno dimostrato i ragionamenti di Save the Children, è di fatto un indicatore della povertà educativa. E poi che la povertà educativa non incide soltanto sull'apprendimento, quindi sulla quantità di conoscenza, anche se incide certamente anche su questo aspetto, e questo aspetto non è secondario, non è irrilevante, ma quello che comporta la povertà educativa, e quindi sostanzialmente anche la componente dell'esclusione culturale che fa parte della povertà educativa, è l'incidenza che questo fenomeno ha sulla consapevolezza dell'individuo e sulla sua capacità sostanzialmente di vivere autonomamente e socialmente nel proprio mondo. Se una persona è disarmata rispetto a strumenti come la comprensione del testo scritto, come la comprensione delle dinamiche storiche che ci hanno portato fin qui, hanno costituito, diciamo, le forme tridimensionali di questo presente, e così via dicendo, questa persona probabilmente avrà meno strumenti per poter affrontare le difficoltà, le criticità, le dinamiche che fanno parte del mondo lì fuori, e avrà sempre più bisogno di qualcuno che lo aiuti ad affrontarlo. In altri termini, l'assoluta assenza di autonomia rende deboli, assolutamente vincolati a forme di intermediazione, le persone, i soggetti, i singoli, che avranno sempre bisogno di qualcuno che li aiuti in qualche modo a muoversi nel mondo lì fuori. Questo ovviamente indebolisce moltissimo anche le relazioni sociali, che sono relazioni non più basate sulla sperimentazione, sulla coesione, sull'integrazione, ma saranno forme sociali basate su necessità di altro tipo, la ricerca quotidiana ovviamente di altre forme di sussistenza. Aggiungo tra l'altro che Save the Children dice in maniera molto chiara, e dimostra in maniera molto chiara, che la povertà educativa, come dicevo all'inizio, è una componente, non sempre in maniera netta, ma è una componente anche di forme di povertà anche economica e sociale, come le povertà relative. Ricordo che la povertà relativa in Italia è altissima, e dopo Covid, a quanto pare, molte famiglie della classe media, come dire, sono scivolate già in questo presente in una condizione di povertà relativa e anche di povertà assoluta. Allora, torniamo alla domanda iniziale, che era quella sulla
diciamo, sull'interesse che noi proviamo riguardo la relazione tra musei e disagio socio-economico ambientale e povertà educativa. E qui mi consentirete di tornare di nuovo alla definizione ICOM, più che altro per evidenziare due aspetti, diciamo, a mio avviso, evidenti, palesi. Perché nella definizione ICOM c'è una indicazione chiara alla funzione sociale del museo. Le definizioni sappiamo bene che sono, ecco, ciò sta dimostrando il presente di ICOM internazionale, sono una questione importante perché sono una forma di, come dire, di auto rappresentazione in cui la sintesi è questione, diciamo, in quel momento tra le più elevate, le più importanti per rappresentarsi. Allora, nel momento in cui si decide di scrivere una frase come essere al servizio della società e del suo sviluppo aperta al pubblico, come istituzione permanente, ovviamente, lì si stanno definendo chiaramente due aspetti della funzione sociale del museo. E allo stesso modo, nel momento in cui si conclude dicendo che gli scopi di questa istituzione permanente sono, tra le altre, lo studio e l'educazione, si sta definendo chiaramente una funzione educativa del museo. Io ho aggiunto anche di letto staccandola perché su questa questione sappiamo che c'è stato un grosso dibattito, ma lo trovo corretto perché il richiamo al di letto, come dire, a mio avviso, adesso non voglio focalizzare su questo, però richiama bene a strumenti che rafforzino in qualche modo e affianchino, coadiuvandolo, le funzioni di studio e di educazione. Mi sono permesso di fare alcuni inserti per in qualche modo non, diciamo, rafforzare il ragionamento, quanto per arricchirlo poi anche eventualmente ai fini delle domande finali. Credo sia noto a tutti i partecipanti alla giornata di oggi cosa è la Convenzione di Faro e cosa purtroppo non è la Convenzione di Faro, un documento del 2005 approvato dal Consiglio d'Europa, fondamentale perché in maniera molto sintetica definisce non solo il ruolo del patrimonio culturale, ma addirittura definisce un soggetto che fino allora, diciamo, era più assente nel dibattito internazionale, cioè quello dei soggetti che rendono il patrimonio culturale, come dire, degno di valore, e cioè le comunità di eredità o comunità patrimoniali, per chiamarla in un altro modo. Ebbene, ritengo che questo sia importante rispetto alla slide appena superata sulla funzione sociale e funzione educativa del museo, perché in qualche modo la Convenzione di Faro all'articolo 2 ci colloca sia in quello che è nella maggior parte dei nostri casi oggetto del nostro lavoro, cioè appunto il patrimonio, l'eredità culturale, e poi soprattutto al comma B ci dice chi sono i soggetti con cui noi ci confrontiamo nel lavoro di come dire, di tutela e di valorizzazione dell'eredità culturale, cioè le comunità di eredità, ovvero insieme di persone che attribuiscono valore. Questa è una questione fondamentale. L'attribuzione di valore significa sostanzialmente l'attribuzione di rilevanza, del valore e della rilevanza al patrimonio culturale, materiale e immateriale e anche ambientale. E la rilevanza è l'elemento che fa la differenza sostanzialmente tra la decisione poi di queste comunità di sentirsi innanzitutto comunità e di avere il desiderio, di essere animate dal desiderio di sostenere e trasmettere alle generazioni future questi patrimoni, e invece il suo contrario, ovvero il disinteresse e l'allontanamento da questo patrimonio. Tutto questo ci aiuta certamente a, diciamo, consolidare ulteriormente il fatto che i musei possano giocare quindi un ruolo rispetto alla dignità della persona e mi permetto di dire un ruolo trasformativo rispetto alla dignità della persona. Perché trasformativo? Ci torneremo tra poco, ma poter diciamo, affermare con tranquillità che il portato dei musei sono in luce garanti, cui sono di fatto custodi, è un portato che può intervenire sulle dimensioni della povertà educativa e sulle dimensioni della partecipazione culturale, che può intervenire su quelle dimensioni
aiutando quindi non soltanto di nuovo a conoscere, ma addirittura a agire condizioni di povertà educativa e di esclusione culturale, e quindi sostanzialmente trasformare la propria condizione. Per cercare di quadrare attorno a questa idea è importante farsi però ulteriori domande. Innanzitutto sulle barriere. Ora, questo è un tema che ovviamente non sono riuscito oggi, già parecchio, tornerà a uscire. Ora, credo anche qui non dire nulla di nuovo per molti di voi, ma quante volte ci è successo di confrontarci con dei decisori, parlo ovviamente dell'ambito museale, e trovarci a avere un interlocutore o un'interlocutrice che quando parla di barriere intende barriere architettoniche. E basta, sostanzialmente. Quindi ovviamente ritiene nella maggior parte dei casi, anche se non sempre, di avere condizioni di accessibilità museale già assolutamente assolte, diciamo, presenti. Ebbene, sappiamo bene noi che lavoriamo con dimensioni differenti di pubblici differenti, che le barriere non sono soltanto fisiche e architettoniche, ma sono di diverso tipo, sono sensoriali, sono cognitive. Nel momento in cui ci rapportiamo a realtà cognitive differenti, sono economiche, moltissime attività sono di fatto inaccessibili a molte tasche, a molte famiglie, a molte persone, sono di carattere sociale, c'è una percezione di una differenza, di un abisso, di una forte distanza tra il valore e il senso dei musei, di in generale il patrimonio culturale e la vita quotidiana delle persone, sono culturali, linguistiche, sono. Alle volte noi lavoriamo all'interno di luoghi che sono portatori di culture molto forti, occidentali e non solo, e che spesso vengono percepite quindi distanti anche da persone che non appartengono a quelle culture. Sono barriere di carattere digitale e credo che il periodo del lockdown ce l'abbia dimostrato potentemente. Per fare un attimo una digressione, ma restare, torniamo subito, mi interessa, vi ho voluto riportare questo grafico, anche se questo grafico rappresenta un'indagine Istat conclusa nel 2015 e poi, se non sbaglio, potrei sbagliarmi, non ha poi riproposto, che era una parte dell'indagine sui musei che chiedeva agli intervistati, persone di 6 anni e più, il motivo per cui non fossero andati nell'ultimo anno all'interno del museo. Devo dirvi, vi racconto un episodio personale. Quando io ho trovato questa tabella qualche anno fa, diciamo, ero molto emozionato perché ero quasi certo che aprendolo avrei scoperto che la motivazione principale era la motivazione di carattere economico. Ero veramente in fibrillazione mentre aprivo il file Excel scaricato dal sito dell'Istat e mi rendo conto che essere in fibrillazione per l'apertura di un file Excel non è il massimo, non fa di me una bellissima persona, però io avevo una grande emozione perché speravo di trovare conferma che la principale barriera alla fruizione museale fosse di carattere economico. Come vedete, questo non è vero, almeno dal risultato di quell'indagine di Istat, ma drammaticamente la maggior parte delle motivazioni forti che accompagnano, diciamo, la decisione, la realtà delle persone nel non frequentare i musei è l'interesse e la decisione di usare il proprio tempo libero in altro modo, oppure l'assenza proprio di musei nei luoghi, o almeno la percezione che nei propri territori non ci siano dei musei. Il tema del costo è un tema, c'è, stiamo parlando di circa il 10%, 9% della popolazione, ma non è la motivazione principale. Vero è che questa indagine di Istat poi è stata abbandonata, quindi adesso io non so, ovviamente le indagini, diciamo, sull'intero territorio nazionale non hanno più questa profondità. Rimaneva un'indagine molto interessante, che se andiamo a vedere poi le categorie professionali, come le chiama Istat, vediamo che sulla questione della mancanza di interesse per i musei, diciamo, prevalentemente prevalgono delle categorie in una condizione di fragilità sociale in massima. Quindi questo è un aspetto molto interessante perché quei dati del 2015 ci permettono di rapportare la dimensione dell'esclusione, sia volontaria sia involontaria, dalla fruizione museale con una condizione sociale sostanzialmente di fragilità. Uscendo dai dati Istat e tornando invece alla riflessione, io credo che una delle questioni che come persone che hanno a che fare professionalmente con i musei dovremmo chiederci del perché della quella ampia esclusione culturale che
di quell'ampia esclusione museale, diciamo, di cui abbiamo visto alcuni dati all'inizio della presentazione. Ebbene, io credo che un primo motivo possa essere ricercato nello schema cosiddetto IP, ovvero che certamente molti musei, se no sarebbero chiusi, si pongono la questione dell'accesso. Garantiscono l'apertura al pubblico, garantiscono l'accessibilità almeno architettonica, almeno linguistica, col tema della traduzione dei contenuti. Garantiscono l'informazione scientifica al proprio museo e tutto sommato ritengono di avere assolto il proprio compito nel momento in cui l'accesso al museo è garantito. Del resto, lo riconosce anche Antonio Lampis, direttore generale della direzione musei del MIBAC, fino adesso ancora i musei vengono, diciamo, misurati sull'unica base di due fattori, e cioè quello degli ingressi e quello dei fatturati. Lampis e tutta la sua direzione al lavoro su sistemi nuovi, anche grazie sicuramente a quello che sarà lo sviluppo del sistema museale nazionale, sistemi nuovi di misurazione, di valutazione della vita dei musei, ma al momento questi sono, diciamo, i parametri. Pertanto, quando noi parliamo di accesso, parliamo di persone che varcano la soglia. Nei casi più avanzati, che sono stati anche, come dire, studiati a recenti pubblicazioni, in particolare sul rapporto tra musei e digitali, troviamo il tema dell'interazione, non soltanto digitale ma anche analogica, cioè forme di, appunto, interazione, di rapporto più dinamico con il pubblico partecipante, a cui è consentito sostanzialmente di trovare forme più cremate, potabili, per usare un termine così, sicuramente inappropriato, ma per capirci, del trasferimento della conoscenza. Il punto è che lo sforzo che i musei vogliono o possono fare in Italia e non solo, su una dimensione che sicuramente è più inclusiva, cioè quella della partecipazione, è sicuramente più circoscritto. Cioè, non tutti i musei italiani sono concentrati sul tema della partecipazione, anche perché la partecipazione comporta tutta una serie di conseguenze, tra cui sostanzialmente il fatto che i pubblici coinvolti possano ritenere assolutamente rilevanti i patrimoni che trovano all'interno del museo, che sono il riferimento dei musei, ma soprattutto possono, come dire, assumere, interpretare un ruolo rispetto a quel luogo che stanno visitando, e quindi sostanzialmente poter anche aggiungere contenuti e senso a quel luogo e addirittura usare quegli spazi attivamente. Quindi questa è una dimensione assolutamente nuova che non pochi musei riescono a fare. In che maniera, vado verso la conclusione, e qui mi permetterete l'accelerazione perché vorrei stare 35 minuti, in che maniera i musei possono porsi da obiettivo di maggiore inclusione e fruizione sociale? Uno degli approcci che, per quello che mi riguarda e quello che ci riguarda, abbiamo appreso grazie al corso ad Este della Fondazione Fitzcarraldo, è quello dell'audience development, un approccio che guarda ai diversi pubblici, e in particolare lo fa secondo uno schema che è basato innanzitutto sulla necessità di definire, questa è una questione fondamentale, il senso profondo per cui il museo decide di, come dire, guardare oltre il numero di persone che entrano, ovvero agisce sulla missione. La capacità di farsi delle giuste domande partendo dall'analisi del contesto, l'analisi dei pubblici almeno potenziali e dei pubblici già reali, la definizione di quello che io ho chiamato grandi manovre, sostanzialmente delle strategie che permettono poi di rispondere alla missione, l'individuazione, i punti fissi traguardabili, ovvero gli obiettivi che permettono poi di definire che la strategia stia avendo un senso, la definizione di quelle pratiche che permettono di raggiungere questi obiettivi, queste tappe, ovvero sostanzialmente le azioni necessarie, e poi delle forme di valutazione che permettono di capire se tutto il processo seguito fino a quel momento sia stato davvero utile oppure se alcune modifiche devono essere fatte. Questo flusso sostanzialmente è quello che permette di permettere a organizzazioni culturali e nella fattispecie anche ai musei di definire, diciamo, un metodo per rapportarsi con pubblici che non sempre sono pubblici abituati alla frequentazione del museo. Ora però gli approcci metodologici non sono sufficienti, ci sono delle dimensioni ulteriori che le organizzazioni culturali e le organizzazioni museali devono disporre, e queste sono certamente delle risorse per poter affrontare processi così complessi, e soprattutto che affrontano il rapporto con pubblici normalmente meno forti dei pubblici
autonomi sulla scelta della fruizione museale, delle competenze, quindi non solo risorse economiche, ma anche risorse umane, capitale culturale, delle competenze che abbiano la capacità di affrontare questioni specifiche, delle relazioni soprattutto di carattere territoriale e istituzionale che permettono di affrontare queste questioni in maniera, come dire, efficace. Ma soprattutto, e questo credo che sia un elemento come dire, che è trasversale a molti dei progetti che ho visto, sono presentati, stanno partecipando oggi, a questo incontro, serve tempo. Per rendere i musei luoghi davvero efficaci dal punto di vista del contrasto alle povertà educative e maggiormente capaci di svolgere funzioni di inclusione sociale e di coesione sociale, il tempo è una dimensione fondamentale. Io mi fermo qui soltanto riassumendo una cosa: ho visto che molti dei progetti che si sono. Che, del, dei partecipanti alla giornata di oggi sono legati a destinatari come anziani, studenti, stranieri, detenuti, disabili, residenti in minori a rischio. Questo mi convince definitivamente, ovviamente, che molte delle cose che ho detto fanno parte già del patrimonio lavorativo, professionale dei partecipanti di oggi. Ma questo è un aspetto molto importante perché tra chi ha compilato il questionario sostanzialmente c'è già una dimensione non soltanto delle attività, quindi delle pratiche, non soltanto della dimensione teorica con cui ci rapportiamo, ma soprattutto delle criticità con cui siamo costretti tutti a fare i conti per cercare di fare diventare ordinario e stabile quello che invece spesso per noi sono, nella maggior parte dei casi, progetti che hanno un inizio e una fine e non riescono a diventare strutturali rispetto alla funzione e alla missione che i nostri musei si sono assunti. Mi fermo qui, per dare la possibilità alle domande di poter essere poste, qualora ce ne fossero. Grazie mille Francesco. Passo la parola a Claudia, per quanto riguarda le domande. Vi ricordo che potete scriverle direttamente sulla chat o chiedere di intervenire personalmente. Sì, è già arrivata una domanda da parte di Giorgia Tedeschi che chiede appunto a Francesco se ad oggi esistono le figure professionali e le competenze per poter passare dall'approccio teorico a quello pratico. Allora, sì, perché negli ultimi anni di programmazione dei fondi europei alcune forme, soprattutto legate ad alcune istituzioni culturali italiane, come la Fondazione Fitzcarraldo, Melting Pro di Roma e così via, hanno investito molto sulla formazione, soprattutto i programmi Leonardo e così via, per cui per esempio sull'audience development ci sono delle figure che hanno questo ruolo specifico sostanzialmente di supporto alle organizzazioni al fine di produrre piani di audience development che possano consentire all'organizzazione di rivedere il proprio rapporto con i pubblici, rivedere il proprio rapporto con alcune categorie di pubblici e quindi strutturare percorsi diversi. Una cosa che non ho detto prima e che è fondamentale è questa però, che secondo me è fondamentale. E al di là della figura professionale che può essere un consulente esterno oppure meglio può essere una struttura formata già all'interno dello staff dell'organizzazione culturale, nella fattispecie del museo dei musei, una questione fondamentale è il grado di coinvolgimento dell'intero staff dell'organizzazione culturale. Cioè non esiste un professionista che ha la bacchetta magica per intenderci e riesce a convincere il direttore di un'istituzione culturale a trasformare dalla missione fino alle pratiche e metterlo nelle condizioni di trasformare quindi l'efficacia del suo museo. Una delle prime questioni che è stata riscontrata come assolutamente necessaria è che ovviamente la governance è una questione di governance, ma che la parte dirigente, diciamo, l'organizzazione culturale sia consapevole che se o cambia la forma come dire, complessiva della governance interna alla propria istituzione, oppure è difficile che si riescano a ottenere gli obiettivi di pubblico differenti da quelli precedenti. Credo che questo, anche leggendo il volume Un patrimonio di storie, emerge in maniera chiara, cioè lì dove il lavoro è stato interdisciplinare si è sempre stato più efficace col risultato dei progetti.
Grazie. Siccome Mario Calidoni ha sollevato un tema che a me è venuto in mente sentendovi parlare, che è quello appunto della scuola, e quindi soprattutto in questo momento che sarà di necessaria riorganizzazione scolastica post-coronavirus, io lascerei appunto la parola a Mario Calidoni per strutturare in diretta la sua domanda. Mario, ci sente? Io eventualmente posso Esatto. rispondere a quello che leggo in chat, eventualmente. Sì, Ovviamente, certo. ok. No, allora, io penso che sia fondamentale. È stato un... credo tutti noi siamo rimasti molto colpiti, al contrario non esiste, tutti siamo rimasti colpiti dalla irruenza con cui sia l'emergenza sanitaria, sia il lockdown ci ha colpito tutti noi e la maggior parte dei settori della società. E io penso allo stesso modo che durante questa interruzione in molti di noi siamo fatti la fatidica domanda: come possiamo essere utili, come possiamo assumere un nuovo ruolo? Allora io credo che lì quella domanda è fondamentale perché lì possono fare moltissimo. È vero che ancora noi non sappiamo quali saranno le forme che la scuola prenderà, cioè, o meglio, sono state già delineate per grandi tratti le forme che la scuola assumerà nei prossimi mesi, soprattutto subito dopo l'estate. Ma sappiamo tutti che ci sono le grandi incognite, come il rischio di intermittenza nella ripresa della crisi sanitaria e così via. Allora, cominciarsi a porre da oggi come istituzioni culturali con una forte funzione educativa, che possono diventarlo non solo per esempio strutturandosi digitalmente in maniera adeguata come strumento. Voglio dire, su questo si apre un mondo. Non voglio neanche non voglio rischiare di banalizzare, ma anche cominciando a discutere con gli insegnanti. Allora, vi dico, noi l'abbiamo fatto, li abbiamo chiamati, li abbiamo sentiti in questo periodo, sono molto, forse tra di noi ci sono anche molti insegnanti, molti sono anche smarriti perché stanno cercando di capire cosa succederà. Però darsi già adesso a disposizione può permettere loro, nel momento in cui ristruttureranno le attività curricolari, le attività extracurricolari, qualora ce ne fossero, ce ne possano essere, è fondamentale. Beh, di fatto all'interno dei musei ci sono un sacco di educatori, ci sono un sacco di portatori di contenuti. Questa è un'occasione straordinaria per potersi mettere a disposizione e poter creare alleanze strategiche, qui cito Alessandro Bollo ovviamente, delle alleanze strategiche che possono permettere una nuova visione del rapporto tra musei e scuole, quindi non più basato soltanto sulla visita fisica degli studenti presso la scuola, ma anche basato su forme diverse in cui, devo dire, lo strumento digitale sarà utilissimo, di interazione e di partecipazione degli studenti ai contenuti dei musei. Molte cose sono state fatte anche in questo periodo, io credo che si potrà aprire un periodo di sperimentazione straordinario da questo punto di vista. Rimane ancora la questione, ovviamente, delle risorse per poter fare gli investimenti che permettano ai musei di adeguarsi a queste nuove forme di collaborazione con le scuole. Probabilmente alcune risorse arriveranno dalle scuole stesse. Sempre sul tema scuola, Pietro Di Lorenzo, non so Francesco se leggi in diretta, dice non è una domanda ma un'osservazione che però secondo me appunto anche questa è fonte di riflessione molto importante perché dice almeno per il territorio che conosco, Caserta e Benevento, si tratta di costruire competenze di orientamento nella scelta dell'educazione al patrimonio culturale dei docenti in servizio e in formazione, tutti i docenti, quindi ancora la relazione tra scuola e museo come vada costruita, proprio a maggior ragione parlando di povertà educativa. Sono d'accordissimo non con la domanda, ma con l'osservazione. Passando agli aspetti pratici, questo è il momento in cui il MIBACT e il MIUR devono cominciare a lavorare insieme su questi aspetti. Cioè, il punto è che se noi pensiamo, molti di noi sono abituati
lavorare come dire, direttamente con le scuole. Questo siamo tutte persone di pratica, diciamo, per cui è quello che facciamo. Ma qui a questo punto se, la questione fondamentale è che oggi serve questa alleanza. Questa alleanza deve partire da alcuni, diciamo, una comprensione tra i due ministeri che poi possa discendere, possa precipitare nelle singole pratiche in maniera più, anche più naturale, che possa permettere ai dirigenti scolastici di fare degli accordi con i musei, con le istituzioni culturali su questo su queste forme di formazione dei docenti, d'accordissimo, sono assolutamente d'accordo, ma anche appunto sostegno alla didattica. Rimane un problema che io mi rendo conto è molto caro al nostro mondo. Rimane il problema che molti musei all'interno hanno educatori, cioè molti musei al nostro interno hanno un responsabile scientifico, non sempre tra l'altro, hanno del personale addetto alla sorveglianza e così via, ma non hanno educatori. Per cui materialmente ora ci sarà un problema perché bisognerà chiedersi quando, qualora le scuole dovessero lanciare un segnale una richiesta di aiuto ai musei, chi sarà davvero titolato a rispondere a questo segnale. Devo dire che su questo, e questa è un'autocritica, su questo già l'esperienza triennale e l'alternanza scuola-lavoro ci ha dimostrato che si è fatta anche molta improvvisazione, moltissima improvvisazione. Pertanto emerge di nuovo una questione fondamentale che è la figura degli educatori museali. Ecco, Pietro forse voleva aggiungere qualcosa. Buongiorno a tutti, chiedo scusa, giusto, come dire, da docente sul campo e peraltro in un territorio piuttosto complesso, per non dire terribilmente complicato come quello della provincia di Caserta. Io credo che il problema non sia principalmente nell'aspetto dei musei. Vero, a volte mancano gli educatori all'interno dei musei, ma il problema sia all'interno della scuola. Perché quello che una volta si chiamava gita e che ormai si chiama viaggio di istruzione o uscita didattica, raramente si traduce in educazione al patrimonio, si traduce in deportazione in altro luogo, contro la volontà degli studenti, il più possibile lontano, il più po lontano dal proprio territorio, il più possibile spendendo risorse economiche, e questo è un altro limite enorme dalla partecipazione, risorse cognitive, perché le guide che si trovano professionali e professionisti, spesso parlano una lingua che non è quella dei nostri studenti. Io parlo, vi ripeto, di un contesto che non è quello della città di Caserta, dove bene o male certe cose funzionano, io insegno in provincia, e il contesto è decisamente, decisamente più grave. Allora, sì, il rapporto MIUR-MIBACT, ma mi chiedo, il MIBACT ha mai fatto una rilevazione di quanti miei colleghi usano l'accesso gratuito nei musei dello Stato garantito dall'accordo MIUR-MIBACT di 5 anni fa? Che io sappia, sono pochi i colleghi che visitano i musei pur potendolo fare gratuitamente. Allora, la costruzione più che nel mondo vostro dei musei dovrebbe accadere nel mondo nostro, mi metto dalla parte dei docenti. Grazie. Ecco, purtroppo il tempo stringe, abbiamo ancora alcune domande. Prenderei l'ultima appunto di una studentessa che ci chiede appunto se la teoria della capability appunto di SEM può essere appunto come misura della qualità urbana e come contrasto alla segregazione sociale, se appunto Francesco Mannino crede che questo approccio della capacità delle persone possa aiutare nella definizione di nuove politiche culturali. Stavo rispondendo in chat per evitare di levare tempo allo schema, ma a questo punto rapidamente lo dico a voce. Assolutamente sì, io penso non solo che questo sia come scrive la studentessa, io leggo utente, ed è vero anche, diciamo, l'aspetto non opposto, ma che fa, diciamo, che si accompagna, cioè il ruolo di capacitazione da parte delle istituzioni, cioè il potenziale ruolo di capacitazione delle strutture museali.
Il punto è, infatti, è questo, questa è una parola chiave che io non ho usato, ma è una parola assolutamente chiave, perché attorno a questi aspetti, quindi noi possiamo davvero rivedere le missioni dei musei, dove c'è l'intenzione, di dove quella domanda che ho posto all'inizio delle slide è ritenuta di interesse da parte dell'amministrazione museale, della direzione museale, non è detto e di nuovo non è scontato. Ma è assolutamente fondamentale. I musei possono agire sulla capacitazione delle persone e la capacitazione delle persone a sua volta può essere assolutamente un elemento trasformativo, generativo per quelli che sono i contesti sociali in cui vivo. Attenzione, con questo non sto volendo dire che se vengono meno i musei non c'è speranza per la trasformazione della società. Penso però che i musei possono fare davvero molto e molto più sicuramente di quello che stanno facendo, soprattutto sul tema della consapevolezza. È un'arma incredibile. Secondo me, mi permetto qua, mi lancio, diciamo, senza paracadute, forse addirittura più in alcuni casi della conoscenza pura. Grazie molte anche a chi ha partecipato al dibattito e siamo contente di aver fatto questa scelta di questa piattaforma perché, insomma, sentire qualche voce, vedere qualche viso in qualche modo è un po' come se vedessimo tutti voi. Ringrazio moltissimo Francesco e anche Claudia. Ringrazio Francesco anche per aver scritto nella chat il link a questo intervento pubblicato su AgiCult che risponde anche all'interrogativo e alla riflessione sull'alleanza scuola-museo, scuola-istituzione culturali che aveva posto anche Mario Caridoni. Sono le 14:58, ci siamo ripromessi di darci qualche minuto di pausa. Ci ritroviamo alle 14:00.